eravamo rimasti a una scelta ardua, la scelta di Rebecca. Sì, Rebecca, una scelta tosta. Sì, lasciate un like per il video, perché se no non arriviamo a 10.000 like, basta, si interrompe, non si va avanti, basta, ragazzi, allora. Perché diciamo, la Luca non piace, no, la Luca non piace. Io voglio 10.000 like per fare la terza puntata, se no non mi presento. E poi dovete andare nel link, perché signori abbiamo un podcast, esatto. E in descrizione trovate il nostro podcast fantastico da ascoltare su Spotify, troverete anche la versione su YouTube, ma su YouTube taglierò anche delle cose, quindi se volete quella completa, Spotify. Integrale. Partiamo! Vai, vola! Dimmi se hai voglia di fare questo switch con Cesare. Rebecca! Ma sì che fa sto switch, dai, di cosa stiamo parlando? Rebecca, vuoi fare questo switch di coppia? Lo vuoi fare? Sì! Sì! Lo fa! Rebecca lo fa! Della friggitura proprio! È la Madonna! Come la pensa? Bene, a questo punto. Qualcuno vuole Antonino... pensare ai sentimenti di Antonino, per favore? Guardalo lì. Che è cambiato già. Appena iniziato il programma, l'hanno cambiato 5 volte. Rebecca e Cesare, siete ufficialmente una nuova coppia di Love Island. Perfetto. Ma Rebecca non mi pare mai felice, però. Ci sta, eh? Che ti piace più lui. Anche magari parlare con me, trascorrere per poco tempo, io cercando di stuzzicare la mia amore. Magari, per carità, se hai una testa infasciata per una persona, nessuno può dire nulla. Ora. Ora è già il mio preferito. Siete in automatico una nuova coppia ufficiale di Love Island. Giulietta e Antonino. Ma povero, ma nessuno lo vuole. Ma che cazzo si è? Perché non lo vuole nessuno, dici, ma me lo pioppo io. Ma non mi sembra che abbia. Non è, per Dio, lo so. Madonna. Lo. Ho bisogno di parlare. Cioè, hai bisogno di parlare? Sì, dopo. Andiamo a parlare. Ha detto dopo. E niente, vanno adesso. No, vabbè, allora. No. Lui si intanto Antonino soffoca i suoi sentimenti con gli spiedini. E voilà. No, lui soffoca con l'uva. Cioè, che a me non è che piace proprio rincorrere, quindi. Cioè, perché a me c'è, capito? Cioè, non è. Cioè, ti sono stata distante. Oh, ha detto 4 chain. Vabbè, ma è anche imbarazzata. Vabbè. Si trova anche in una situazione di merda, eh. E con uno che non l'aveva neanche scelto. Prenderò Rebecca fino a fine stagione. La pignocca. Sì. Darmi a destra o a sinistra? Ecco. Parliamo di cose, capito? Serie. Cioè, anche quello da capire. Verso il muro. Ma lui gli hanno tirato un cartone comunque. Ma c'è un occhio peso. Sì, è stato Antonino. Cioè, chi è che si cambia di letto, secondo te? Ah, lo scopriremo solo salendo. Potrebbe essere. Se vai a Gallipoli, lo scopriremo solo salendo. Bella. No, ti dico la verità. Ti dico la verità. Poi non si ubriaca nessuno. Ma allora, dov'è il pacco? Ma infatti, tirate fuori il paccos. Ma se arrivava un altro ragazzo e lei sceglieva l'altro ragazzo, io me ne andavo a casa. Cioè, se. Lui Daniele Tosto. Vai, Antonino, siamo con te! Non mi viene. Bombshell, bombshell. Ho capito comunque perché Rebecca. È possibile che faccia un'opzione B o un'opzione C? La, devi farla ricredere. Ancora, ma lasciala stare. Ancora, non so, devo fare. Non ti vuole. Io dormo a sinistra. Te metti a destra. Cioè. Ma. E lui con chi dorme? Stava facendo. Attenzione, il paragone. Perché lui potrebbe tentare il grandissimo colpaccio e farsele tutto. Cioè, lui è un Matteo Diamante solo perché Matteo Diamante era impegnato. Sì, sì. Hanno preso la controfigura. Perché se no non c'era paragone. Non c'è caffè stasera. Ma mi chiede già pure la sua giacca. Allora? Ecco, va lui a confrontarlo. Ma Rebecca, io l'alleno. Faccio buon viso e cazzo. Alleno. Come si dice in siciliano? Io la poca cattanca arcubona. Aggressivo. No, non si fa, Un po' meno, Antonino. Io ho fatto il passo avanti, lui ha scelto un altro. Poi dopo, se arriva lo switch sono io che continuo. Cioè, io per me. Infatti adesso basta, sì, poi infatti zia. Adesso basta. Se preferisce lei, mi poi raccomando, dice, poi attaccati. Io di solito scappo. No, invece poi magari faccio chiedere alla mia. Cioè, non che faccio chiedere alla mia amica. Faccio chiedere alla mia amica. Ma cosa? Ma ti piace Rebecca? Ah. Rebecca. Pratica, cioè, io se mi mettessi nella sua posizione, cioè, lei è bravissima, cazzo. Sì, cioè, io. Ma veramente, raga. Cioè, per me è inascoltabile. Io. Parli palesemente come lei. Cioè. In generale, ma anche a parte. Cioè. Aspetta, in generale ce l'abbiamo. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho paura di pappinarmi, ho paura. Diciamo che ha fatto la scelta da una con i controcazzi, però non li ha. Cosa mai non ci vedo niente di così sconvolgente. Ma ha fatto bene lei, no, anzi allora. È stata coerente con la scelta che ha fatto all'inizio, punto. Una volta che devi switchare, ha switchato, ha avuto sì, la possibilità. Sì, ma si è preso un ragazzo che l'ha palesemente rifiutata. Una persona come te che secondo me sei molto, che ha bisogno di tuoi spazi.
spazi e dei tuoi tempi. Che cazzo ne sai? Io non è che ti dico. Ti ha solo detto che vuole divertirsi, adesso c'ha bisogno dei suoi spazi. Ma da cosa l'hai capito? Poi se non mi frega niente, però dai, fino a prima ma mi vieni a dire le peggio cose, poi mo la stai sull'amaca con lei e mi ha dato. Ma aspetta, quindi Dennis ha parlato male di lei con la rossa? Iniziano i primi intrighi. Oh, caliente. Tu cosa cerchi nella vita? Cioè, obiettivamente, in generale, dalla vita, che cos'è? Cosa proprio? Che cosa? Il fattore proprio che se ho qualcosa è perché me lo sono guadagnato. Ma cosa c'entra sta musica sotto? La perché mettono adesso sempre deve fare in il tutti discorso... i programmi quando parlano. Ma infatti, raga, emotivamente genitori. C'è questa canzone sotto ovunque. Allora, calcola fino a un anno e mezzo fa. Quindi che dita lunga? Stava da pianista lei. Lunghissima comunque, primo amore, cose così. Sta suonando lei. Sì, coi piedi però. Bravo. Guarda, ecco, finalmente inquadrate quello che merita. No. Una persona che va presa un po' con le pinzette e deve strappare dalla bocca. Strappi dalla bocca con le pinzette? Presa con le pinzette strappate dalla bocca. Grazie. Ma io penso che... No, quello che ho conosciuto mi è piaciuto. Ma è Veneto. A un certo punto secondo me dovrebbero mettere... Vacchio! A me dopo quando è troppo facile... Ora dai, sono contento. Sei de Padova! Riesci a stare vicino anche agli altri, ascolta. Quindi è un uomo... Fa gruppo. Fa gruppo. Si preparano alla prima notte. Ogni coppia... E chi si prepara... Ma lui doveva in piscina. Non so, fare una rapina forse. Arsenio Lupin. Cioè, io non sono abituata a dormire col pigiama invece. Ma no, te no. Sentiti libera. Ma te spogliate tutte. Primo che russa riceverà la piscinata. Quindi tutti insieme tipo campeggio. Bellissimo. Ma lui che perché ha quella cosa in testa? Lo so. Sta vegliando. Ma cosa deve scrivere un featuring? Sì, magari sonnambulo. Sì, sì. Scusa, mi tira una manata. Scusa. È anche un po' Lucius Lion. Serve a proteggere i ricci afro, dico. Io mi sa che mi levo il dente subito, ma lei non può stare. Attacca la porta. ma chi è che non gli è mai stato tolto il dente così? A me no. Io devo trovare il modo di fare lo switch, ragazzi. Chi è che vuole fare lo switch? Di fare un cazzo di switch. Ancora? Perché dici? Ancora. Io voglio tornare con la Giulietta. Ma davvero? Vuole Giulietta lui. Pronto per il wrestling lui. Ma mi sembra wow. Un suono. Arriva la bomba. Hashtag incontri vulcanici. Cosa hanno detto? Dimmi cosa hanno detto. Entra un nuovo ragazzo. Hanno detto che forse un massaggiatore. Hanno urlato di gioia. Credo. Tra l'altro su Instagram ci ha scritto una ragazza che ha detto: uno dei miei ex ragazzi è dentro a Love Island. Caricatelo di merda. Però non mi ha detto il nome. Stanno arrivando due bombshell, baby. Manuel. Questo è napoletano, ragazzi. Sono Manuel, ho 24 anni e vivo a Napoli. Dio santo, sono un cazzo di detective senza detective. La... Non mi ha avuto la soddisfazione di tornare a casa la sera sai dice l'ultima mia frequentazione era fidanzata che poi è finita qualche mese dopo per volere di entrambi. Era poi fidanzata. Le ha fatto pace con l'ex. Ma con altro? Avete pensato di aver creato già un equilibrio? Fermatevi perché sta arrivando Manuel e le cose cambieranno un pochino. E sti cazzi! Basta che non rompi il cazzo ad Antonino e fai così. Ciao. mi ha fatto un po' ridere. Ma cosa? Ma perché? Ho appena guardato. Ciao. Assomiglia a Licia Colò. Origine russe. Alle faglie del Kilimanjaro. Alle falde del Kilimanjaro. Alle faglie! Wolf è perché è il mio animale guida, è il mio totem. E quindi andare in barca a vela. Che parla? Perché lui riesce a controllare il suo chakra in tutti i momenti e quindi usa solo quel filo di voce che è quello che serve per farti sentire. Sai che tu quando vai a cagare devi concentrarti, sì, lui sì. Si siede e caga. Il mio totem. Il tuo qual è? Il mio, il pinguino, il mio maestro. Chi è? Mi ha fatto notare che quando sono andato all'acquario io sono arrivato dai pinguini, i pinguini mi hanno notato e mi seguivano. No, in realtà sei tu la guida del pinguino, da come hai raccontato. Sono molto cambiato, meglio dire evoluto. Noi lavoriamo molto con la Kundalini. Personaggio diverso dai soliti. Sì, io... Lui. Io comunque mi sento spesso nascere e rinascere su Venere. Lui è... Lui è un po' così, è un po' ambient. Dove vi vedete tra 10 anni? No. Per parlare no, in tema di porta. Torno subito perché mi sento molto Wolf. Cioè, più che Wolf sembri Daenerys che fa tutta la faccia contro un muro. Tu conosci la fisica quantistica? Pianeti che si alliano. Si alliano? Sì.
Comunque, grande interpretazione, devo dire. Cioè, becca questa paura della morte terribile, che magari in poco tempo che avrò a disposizione ne sarò di bisogno. Zio, ma stava scherzando, ho detto come vedete tra 10 anni morta. Io spero troppo che qualcuno lo faccia incazzare per vedere se da arrabbia. Hai mai vissuto in una foresta? No, sono una persona normale, vivo nelle case. Hai presente il fruscio delle foglie? Sì, cioè ho presente perché ci sono passato. Sentivi delle vibrazioni che ti dicevano vivimi. Alla foresta? Saziami di me, saziati di me. Raga, ma comunque aver messo un personaggio così in un programma del genere sono stati dei cazzo di geni. Cioè è l'opposto di tutto quello che è di solito lo stereotipo di un ragazzo qua dentro. Questa è una prova, caro Luca. Ma di cosa? Devi raggiungere il tuo io. E dopo che avrai raggiunto il tuo io, ritornerai alla dimora. Il manicomio. Vabbè, grazie. Non vedo l'ora di raggiungerlo, porca troia. Rebecca e Cristina sono quelle più affini. Tu lavori e studi, eh? Ah? Che anno stai tu di economia? Poi c'è l'altro. Ma no, sei tu. Oh, oh. A che anno sei tu d'economia? Non le vedo contente le ragazze di quello che hanno adesso, perciò. Siamo troppi. Antonino ci lascia, raga. Adesso a un certo punto il biondo se lo vedi, di mattina si sveglia, nessuno lo trova più, escono fuori e c'è lui che è così. Sull'acqua. Secondo me lo ritrovi su un ceppo, così. Sì, è vero. Perché a me non è scattata la scintilla con Christian. Aia! Non c'è nessuna coppia al momento, no, che non fa scintilla. No. Ragazzi, come ciao. Ciao, come va? Appena sono arrivato in mezzo agli uomini, ho sentito delle bad vibes. Guarda che giocano chi ha il cazzo più grosso, hai visto? Il testosterone qua. Minchia, eh. Oh, raga. Chi pompa di più? Sono nella villa, ho portato con sé. Sì, sta cagando nel cestino. Sì. Wolf si prende del tempo per meditare. Ma raga, io ci credo veramente che a un certo punto inizia a lievitare. Se lo fa. A lievitare. Lievitare come le torte. Cazzo, è un pane. Era un bravissimo ragazzo, un pezzo di pane. Quella scritta c'è scritto occhi tipo occhi a cuore e culo a pelle. Una domanda, dimmi. E sembra un ragazzo e potremmo anche allearci. C'è Wolf, Tattiche. Potremmo anche comunque lucidarci le spade. Beh, questo è un altro discorso. Questo... E tra le due chi ti interessa di più? Non lo so. Devi sempre stare attento comunque quando stai con lui, cioè. Ma che potresti ma dove l'hanno trovato? Ma è bellissimo. Comunque non si sente più gente parlare così. Lui è tranquillo con se stesso. Non si abitua. Siamo abituati a gente che urla come dei pazzi nei programmi. Invece lui. Lui è l'opposto. Lui è un doppiatore. Perché già l'ho superata questa fase della mia vita di aggrapparmi a qualcuno. Ma chi gli ha chiesto? Lui è già avanti, non capite? Un po' troppo. Siamo qua da pochissimo. E devo essere sincera. Cristina e Christian. Buongiorno, amore. Benvenuto a due puntate quasi. Niente, sfanculato così. Tu sei un ragazzo buonissimo. Innanzitutto c'hai già questi piccoli gesti. E la borraccia, perché sai che io me la dimentico, l'hai portata giù stamattina. Perché vedo la sua vena pulsare sulla fronte. Poi è cazzato, eh. Ho voglia di vivere. Cioè, io amo la vita, ok? Ma lei che cazzo sta dicendo? Lei vuole lo stronzo? Vedrai che adesso ti... Vabbè, per forza è così, palese. Ti tartasso. Palese così, cioè. Ma come fanno a capirsi tra di loro? Però sulla comunicazione sono molto simili. Sto capendo un cazzo. Ma arriva, devi pagare per quello che fai, cioè, giustamente. Cristian. Cristo Dio, non Cristian, Cristo. Se accomodare ti do fastidio. Oh, oh. Ecco, e siamo sulla a tre. Manca. Tutti Monica. Dennis aveva scelto te? Sì. Quindi vi eravate scelti? Sì. Ma lui come cazzo posizionato? Lei si muove da una parte, lui è sempre là con l'occhiolino che controlla. Poi è una persona sta giocando il suo ruolo molto bene. Posso girarmi a guardare? No, ma tu non devi girarti a guardare, se no si capisce che stai fissando. Già la sto fissando io. Antonino conquista, è diventato l'amico di tutti e che parla. Abbiamo già capito che... Che cosa sta succedendo? Lui è proprio... Questo è il classico, quello che se la crede veramente. Lui se la crede. Lui se la crede, ma se la crede. It's party time, Peace and Love Island. Peace and Love. Peace and Love. Flower power. Vai, flower power. Giulia la porto a qualche parte e me la lascio. Lei lo guarda. Bravo. No.
non voglio neanche stare troppo addosso perché comunque è una rottura di coglioni poi sia per me che per lei. Sì, però lui sbaglia a parlare a tutte le altre ragazze di quella che gli piace. Così si brucia la terra intorno. Bruci tutto. Si fa terra bruciata attorno. Se l'hai già fatta lui. Ma chi ci ha capito niente? Datemi il tempo. Voi così razionali, così lucidi. No, questo è vero. Ma lasciami in pace. Cioè, ma cosa volete? Ma c'è ragione. Perché solitamente almeno uno o due difetti quando alla una prima uscita con una ragazza la trovo. Lei no. No, vabbè. Si è innamorato. Allora, Dennis è cotto. Con chi so, Dennis? Non mi ricordo. Monica vuole sempre lei. Ma vogliono tutti Monica? Sì. Niente. Ho detto quei nomi, la gente. Sì, si incrociano i personaggi. Un giorno mi sono ritrovato in una foresta. Dov'è? E ho visto la luce. L'ho seguita. No, e gli devi dare tanta attenzione e poi dopo un po' basta. È quello che ho fatto anche oggi. Sì, però se ti vede parlare con Giulietta, che Giulietta sta con altro, di cosa potrai mai parlare se non di lei, pure tu? Sveglia un po'. Un giorno ero in una foresta. Eridaglie. Ho sentito una voce. Ah. L'ho seguita. Non la distinguevo bene. Quando mi sono avvicinato. Cos'era? L'ho sentita. E sai cosa diceva? Cosa diceva? Pazza! Adesso, allora, lei ha detto una cosa. Ci ha detto una cosa. Che è tranquilla se esce magari già domani, perché sa che all'esterno non ha il fidanzato. Però forse si frequentava con qualcuno. È una cosa proprio. Allora. Infatti, che cazzo sei andata a fare a sto programma? È iniziata. Faccio una cosa. Allora, che cazzo sei venuta a fare? Ma è fatto. Occasione anche perché me la prendo di sparticiparlo, non problemi. Vogliamo parlare dell'inutile anche, cosa? È veramente inutile. Beverly Hills, è inutile. Daniel. Sì. Ah, occhio. Tu che se arrivi con le mani dentro il culo. Annusa. Ora sbollisco e faccio tranquillo che ci sono in maniera tranquilla. Cazzo di sbollire. Guarda che non è che con l'acqua bevi per dimenticare. Cosa devi dimenticare? Ma cosa stanno dicendo? C'è una cosa non mi tornare, che voi parlavate troppo. Perché, cioè? Ah, quindi quando mi vedi parlare con qualcuno ti fai due domande. È gelosa. No, secondo me lei ha detto che cazzo state lì a parlare così seriamente due giorni che siamo qua dentro. Ok, ma lui ha appena detto, ah, allora ti dà fastidio. E lei ha detto... Perché no. Adesso io sto capendo ad Asprazzi, ma non ho capito ancora un cazzo di cosa. Neanche noi, porca troia. Hai un interesse per una persona fuori. Ho preso questa cosa anche a livello proprio mentale. Voglio tenermi libero a livello mentale per venire qui e vivermela vera. Io capisco anche lei perché mi sta venendo tipo quella cosa. Madonna mia, che cosa. Sì, Dennis. Sì, bravo. Madonna, bravo. Che cosa. Bravissimo, ragazzi. Cioè, posso capire se stiamo uscendo da due mesi. Due giorni, però. Due giorni e sei una cozzaccia. Un po' meno, un po' meno. Sono d'accordo. Le domande sono diventate ancora di più. Oh, Dennis. Ma che cosa. Io fossi lei gli direi, senti, amore. Bello carino, bello. Tutto quanto. Cazzo, come faccio al secondo giorno a scaricarti? Cioè, se te veniva uno da te e ti dicevano, Dennis ha un interesse per una persona che è fuori. E sti cazzi! Non me ne sbatte niente. Mi racconti cosa è successo all'esterno? Ma cosa te ne frega? Oh no, mi chiamavano Dennis due rotture di coglio. Mi chiama, datemi Wolf e Antonino, ma che cazzo? Dennis, secondo me, devi intraprendere un percorso di guarigione. Nella prossima puntata. Baci! Più piccante la prossima puntata. Ciao Wolf. Proprio lui, Proprio lui. Ma non è Monica? Dennis è morto dentro. No, un'ora e mezza di discorso sul bacio.